nuovo video haul tra poco dopo la sigla. Bentornate ragazze su Vaniglia Chic, oggi video haul dove vi mostro un po' di prodotti che ho acquistato in questo periodo. Mi vedete sempre con lo stesso trucco, con gli stessi vestiti perché sto girando sempre nella stessa giornata e naturalmente sono sempre fasciata perché ho sempre i punti, è sempre la stessa giornata, per cui perdonatemi ma adesso ho un po' di tempo e adesso vi giro i video. Allora, inizio col farvi vedere tre paia di scarpe che ho acquistato da Deichmann. Deichmann è una catena tedesca. La busta è questa qui. Vi faccio vedere le scarpe. Inizio con queste qui, che ho pagato 24,90 €. Sono delle scarpe con il tacco. E queste sono le scarpe. Ecco qui, mi piacciono molto questi tacchi un po' più con lo spessore un po' più largo, per cui mi piacciono molto, sono molto comode da mettere anche sotto ai vestitini o addirittura i pantaloni, per cui le ho volute prendere perché nere vanno sempre bene, poi questo modello mi piace davvero tantissimo. Queste le ho pagate 24,90 €. Sempre 24,90 €. Ho preso queste scarpe basse per praticamente tutti i giorni per andare al lavoro. Questo è il modello e hanno praticamente la cerniera dietro. Sono molto molto comode ragazze, le scarpe di Deichmann sono davvero comodissime e sono facili da indossare. Poi guardate che belle, anche che belle decorazioni, 24,90 €, io porto il 41. Comunque mi piacciono davvero tantissimo, hanno questa particolarità dell'infradito, sono molto molto comode, proprio non le senti e naturalmente d'estate quando fa caldo una persona deve guardare anche la comodità. Anche queste della marca Graceland e anche queste 24,90 €, ottime. Ve le faccio vedere entrambe, eccole qui, bellissime. Ed in ultimo, sempre 24,90 €, ho voluto prendere queste qui che praticamente mi serviranno più in là, magari verso settembre-ottobre. Queste sono le scarpe sotto i jeans, sono ideali per i jeans, molto molto carine. Queste praticamente sono decorate da un lato, guardate che carine, il colore è molto molto bello, mi piace molto, Mon Amour, poi con il cuore nero, tutto pieno di strass, è davvero un modello molto carino. Sotto i jeans per la stagione autunnale vanno più che bene, mi piacciono davvero tantissimo. E queste costano, anche queste costano 24,90 €. Inizio con Wycon, sono stata da Wycon, ho speso 9,26 €, ho preso due correttori, il 107 e il 108, orange, arancio e giallo, yellow. L'orange è una scorta perché ne ho un altro già aperto e mi trovo bene. Ho voluto prendere anche quello giallo. Eccolo qui. Per miscelarlo insieme a quell'arancio praticamente, che già conoscete. Perché io ho le occhiaie sul grigio, per cui
devo assolutamente poi andare sull'arancio e sul giallo per cercare di equilibrare, altrimenti si vedono proprio le occhiaie in una maniera allucinante. Poi sono stata da Pupa Outlet e da Pupa Outlet ho voluto prendere il mascara Pupa Vamp. Questo è il Vamp Extreme, non è il Pupa Vamp normale, ed è il colore marrone. Io adoro il Pupa Vamp, in particolare il colore marrone, ed è lo 020. Vi faccio vedere, insomma, mi piace molto. Il packaging è leggermente diverso dal Pupa Vamp classico, l'ho voluto provare. Questo praticamente è costato, vediamo, c'è lo scontrino, sì, costato 8,90 euro, era in offerta. E poi ho voluto prendere questa matita ed è costata 5,90 euro, ed è la numero 213, è un bellissimo verde, ragazze. Questo è il colore. Vi faccio subito un piccolo swatch. Bellissima, davvero bella bella, ragazze, per l'estate mi piace molto. Io poi adoro questi colori, davvero davvero molto molto bella. Io adoro le matite di Pupa. Poi mi piace tantissimo Pupa Outlet. Poi dal cinese ho trovato liquid lipstick di Astra, sono l'Hypnotize, e ho trovato solo due colori, lo 07 e lo 08, ma si tratta di tinte satin e non matte, quindi voglio fare un ordinuccio anche dal sito Astra e prendere proprio quelle matte. I colori sono questi, mi piacciono davvero tantissimo. Adesso ve li swatcho. Questo è il numero 7, ve lo metto qui. Bellissimo, questo è il numero 7, molto molto bello, e questo è il numero 8 ed è un rosso un po' più acceso. Sono colori perfetti per questa stagione, diciamo. Questo è un rosso, il numero 8 è un rosso aranciato, bellissimo, fantastico, guardate che meraviglia. Sono contenta, insomma, lo stand comunque di Astra, anche dal cinese è sempre Astra, voglio dire, è tutto lo stand, e costavano 4,90 euro a tinta. Se riesco, ripeto, voglio fare un ordinuccio e prendere anche le tinte matte, ce ne sono alcune proprio belle belle, ma lo stand ormai era devastato. Sono stata alla Lidl inizio settimana e ho voluto prendere qualche prodottino della linea Hydrogel, me l'avete visto anche in qualche video spesa, non so se andrà in onda prima il video spesa o questo, insomma, comunque li ho mostrati anche lì. Questo è un gel viso e siamo sui 2,79 euro, l'ho voluto prendere anche perché, insomma, con l'avvento della bella stagione i prodotti più freschi sono la cosa migliore. Poi ho voluto prendere due sieri viso antietà, questi costavano 2,99 l'uno, ne ho presi due perché, insomma, non escono sempre questi prodotti. Questo è il siero, poi vi farò sapere come mi ci trovo. Il prezzo era ottimo, ne ho presi due. Sempre della Hydro Expert ho preso l'acqua micellare da 200 ml, questa è costata 1,99 euro, per cui un ottimo prezzo. Bene, poi veniamo agli acquistini che ho fatto io tramite una mia amica che praticamente ha la rappresentanza Chugan e mi aveva proposto comunque i profumi, perché mi aveva parlato che i profumi Chugan sono comunque prodotti, profumi equivalenti, profumi dupe e quant'altro. Ne ho presi due,
e ve ne parlerò più nello specifico in un video apposito. Prossimamente vi parlerò di questi profumi e vi dirò se veramente sono i dupe dei profumi famosi oppure no. Ho preso questo al costo di 15,50 euro, che si dice sia il dupe di Opium di Yves Saint Laurent. Sono stata da Sephora, mi sono fatta dare un campioncino di Opium Eau de Parfum Yves Saint Laurent e presto vi farò un video comparazione dove vi dirò se effettivamente è un dupe oppure no. Poi ho preso questo sempre a 15,50, sempre da 35 ml e si dice essere il dupe di Mandorlo di Sicilia di Acqua di Parma. E vediamo ragazze, vi farò il video quando li avrò provati e quando sarò sicura delle cose che dico, perché sapete che io non amo dirvi le cose tanto per, devo prima fare le comparazioni e poi ve ne parlo. Comunque il costo di questi profumi da 35 ml è di 15,50 euro, quindi non voglio anticiparvi nulla, vi farò il video apposito, rimanete sintonizzate se vi interessano i profumi Shogun. La mia amica Sara è venuta a trovarmi un mesetto fa e mi ha portato due regalini, mi ha portato questo Vanille Tropical che ha preso lei da Amazon, sapeva che volevo comprarlo e mi ha regalato il suo perché lei non lo usava tantissimo. Sono stata contenta perché mi piace tanto, buonissimo, mamma che buono, lo amo, per cui e magari se riesco a trovarvi le note olfattive vi faccio un video dove vi parlo di questo profumino qui. E poi mi ha portato vaniglia e vaniglia ginger di Erbolario, edizione 15 ml, credo sia una limited edition, buonissimo, fantastico, bellissimo. Anche di questo vi parlerò più nello specifico in un video apposito. Adesso insomma mi premeva farvi il video per farvi vedere un po' tutto, così mi metto a posto le cose, altrimenti rimangono lì a vita. E niente ragazze, queste sono le creme che mi ha portato Sara, i campioncini che le hanno dato quando ho acquistato il profumo di vanilla e ginger. E poi questo mese ho fatto ulteriormente la cattiva, mi sono comprata due profumi, Insolence di Guerlain Eau de Parfum 30 ml e Insolence Eau de Toilette da 100 ml. Questo è fantastico ragazze, ditemi voi se questo non è un gioiellino, un profumo fantastico dove predomina la violetta. Vi dico che io amo la violetta, ringrazio le mie due consigliere, Patrizia del canale Mandorle Cioccolata e Sara del canale Il Mondo di Sara, che mi hanno entrambe consigliato questo profumo, mi hanno fatto un coro di angeli, mi hanno consigliato questo profumo. Insomma io mi sono comprata sia l'Eau de Parfum e sia l'Eau de Toilette e sono entrambi stupendi. Preferisco l'Eau de Toilette, ma di questo poi ne parleremo in seguito. Questa è la versione l'Eau de Toilette, mamma mia, assuefazione, vabbè. E ho fatto la cattiva, ho dato anche per questo mese, dovrò stare buona, ferma, senza muovermi, perché ho fatto veramente la cattiva, come si dice, povere ma felici, senza soldi, il mio portafoglio piange ma felice. Spero che il mio video haul vi sia piaciuto, piccolo piccolo ma con tante cose carine. Fatemi sapere se siete interessati a qualcuno di questi prodotti, me lo fate sapere giù tra i commenti. Se volete un video in particolare, già vi ho anticipato che farò qualche video inerente a qualche profumo in particolare. Io vi mando un bacio, vi aspetto la prossima volta, mi raccomando fate le brave perché a fare la cattiva ci sono già io, e noi se vi va ci vediamo la prossima volta, mi raccomando fate le brave, ciao bellezze.